start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su World War II Rebuilder Cities from the Ashes, un gioco uscito su Steam quest'anno e costa $19.99 ed è una sorta di house flipper di ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Che fa discutere il fatto che le recensioni gli abbiano dato un voto piuttosto basso, nel senso che quelle delle testate giornalistiche intendo, cioè magari un 6, un 6 e mezzo, mentre su Steam questo gioco ha delle recensioni molto positive. Questo sta ad attestare che forse dipende sempre da quel discorso che vi facevo, dal cosa ci aspettiamo. Credo che a giocare a questo gioco ne beneficerà la nostra mente, perché sarà un gioco rilassante da un lato, soddisfacente da un altro, perché vedremo ambienti come questo ripartire da zero e quindi vederli sotto una nuova luce. Come in ogni house flipper abbiamo l'albero delle abilità che poi andremo a potenziare, migliorando quindi, che so, l'efficienza della nostra spazzola per pulire, il tempo di rinnovo del rilevamento, la durata del rilevamento, insomma varie cose che ci rendono il tutto più veloce. Per cominciare possiamo vedere la mappa dell'Europa, dove sono selezionabili Germania Ovest, Francia, Inghilterra e Polonia. Iniziamo dalla Inghilterra, dai. Ci viene fatto fare il tutorial, iniziamo il tutorial perché è quello che vedremo, perché poi ovviamente starà tutto in mano a voi. Io vi dico la verità, vederlo giocare, l'ho visto giocare tempo fa, ed è rilassante, è carino, mi sembra anche piuttosto, non dico profondo, però perché alla fine non è che qui potete andare a fallire. Però il fatto di dover prendere i pezzi, poi accatastarli, montarli, cioè è carina come cosa, come idea. Poi è ovvio che siamo arrivati a un punto dove c'è di tutto, costruire il castello, costruire, rifare la città, cioè rifare qualsiasi cosa, i giardini, cioè qualsiasi cosa. Quindi va bene. Iniziamo. Avevamo il Monument Flipper, cioè avevamo fatto Renovator, insomma, dove si rimettevano a nuovo antichità, quindi insomma, qua abbiamo il registro dei compiti, partiamo. Il gioco tra l'altro non pesa neanche poco, perché pesa 35 giga una volta installato, quindi ok, conto sinistro per evidenziare gli oggetti con cui puoi interagire, iniziamo a metterli via. Ok, quindi vedete che qua abbiamo modo di distruggere tutto, liberare, cioè per quello che può valere questa zona qui, però il gioco ci sta facendo fare la pratica iniziale. Abbiamo metallo, raccolta differenziata, che aveva molto anche altri giochi dove si parla di questo. Ok, abbiamo caricato pietra, brick, metal, vediamo se abbiamo qualcosa. No, ok, abbiamo caricato qualcosina qui. E basta, tutto qui. Troppe poche materie prime, ok. Allora, possiamo raccogliere ancora legno, mattoni, un sacco di roba. Stiamo rimettendo a nuovo proprio sto magazzino. Vediamo, dai. Tanto abbiamo preso anche del legno. Qua non si può prendere niente, vediamo se si può prendere anche qui. Facciamo una scansioncina anche qui, ma qua non c'è nulla da prendere, mettiamo via. Allora, metallo. Avevamo legno. Sì, qualcosina abbiamo preso. E la porta si è aperta, possiamo andare avanti. Belli riflessi, nuova missione, installare una nuova grondaia. Sì, questo è tutorial, quindi insomma non andremo a fare nulla di... Poi c'è la stazione dei treni, campanili, insomma di cose da fare ce ne sono. Premere alt sinistro o tenere premuto la rotella del mouse, possiamo prendere le altre cose. Cambiare gli strumenti, puntare gli oggetti, perfetto. Quindi usa il cannello da taglio per tagliare e inserisci uno nuovo con il metallo. Quindi prendiamo il cannello da taglio, tagliamo la grondaia. E ci ha messo un po' in effetti. Va bene, installiamo una nuova grondaia in metallo, quindi... Metallo, troppe poche materie prime. Ok. Qui
quindi prendiamo il... Sì, ma adesso non volevo prendere il... Vabbè, prendiamo il metallo. Ottieni materie prime, ok. Adesso possiamo usare il metallo. Ne abbiamo preso 24, quindi stiamo riciclando quello che abbiamo raccolto prima. E abbiamo installato una nuova grondaia. Oddio, cambia un pochino l'aspetto, eh. Non fare miracoli, però insomma, le cose da fare ne abbiamo trovate. Ora, si è aperta la nuova porta e costruisci il pozzo. Premere tab per visualizzare ulteriori informazioni. Vedete che abbiamo il registro con tutte le missioni, gli oggetti preziosi che scopriamo, le migliorie e il tutorial, che è quello che stiamo facendo. Ripulisci il vecchio pozzo e costruisci uno nuovo. Raccolgo il legno, raccolgo tutto, pietra, cose varie. Dobbiamo ricostruire il pozzo perché poi si aprirà questa porta e potremo andare avanti. Allora, prendo, costruisci uno nuovo, prendo il martello, mi dà fastidio, tengo premuto, premo una volta questo, martello. Mi serve pietra, credo. Sì, mi dà fastidio che tenendo premuto sta cosa è impreciso il mio mouse. Non è niente che abbia a che fare col gioco. Prendiamo il martello, vediamo se riusciamo a costruirlo. No, perché? Adesso. Mattone. No, pietra, forse? Macerie. Eh sì. Sì, qua ci serve legno, quindi legno. Legno, troppe poche materie prime. Ok, niente. Recuperiamo altro legno, no? Dobbiamo andare a prenderlo di là, immagino, perché ce n'è ancora giù. Sì, fantastico. Continuiamo con la nostra opera. Legno, tac, tac. Dovremmo essere a posto, no? Copertura del tetto, crea o acquista? Vediamo un po' se abbiamo modo di macerie metallo. No, non me lo fa fare. Manca legno, però vabbè. Comprare o creare una nuova tettoia per il pozzo. Ah, ok, perfetto. Allora, aprire il menu dell'officina. Ok, qua abbiamo il negozio. Copertura del tetto, questo, acquista, acquistato, quindi lo possiamo piazzare, perfetto. Tutte le missioni principali completate, il tuo risultato 5 stelle. Qui praticamente lo acquistiamo ma spendendo materiali, quindi in pratica è come se lo costruissimo. Perfetto, contenuti essendo sbloccati, panchina semplice, via letto in ghiaia, cassettone traforato, croce palla. Anche se come... Ok, pian piano ci spostiamo verso Londra e London Necropoli. Carina anche sta cosa perché mi incuriosisce ad esempio la Necropoli di Londra, che non so onestamente cosa sia, ignoranza mia lo ammetto, però mi incuriosisce perché poi si va a Belfast in Irlanda, ma mi incuriosisce perché si vanno anche a vedere dei posti esistenti realmente, quindi insomma non è sicuramente un gioco per tutti, ma credo che 19 euro non siano tanti calcolando le ore e il relax che questo gioco ci concederà. Vabbè, intanto cerchiamo di capire. Allora, compiti va bene, benvenuti a... Ok, abbiamo 5 punti abilità da spendere, quindi le migliorie possiamo... Boh. Lancio del martello? No. Dimensioni, questo è importante perché se dobbiamo pitturare, capacità della tasca maggiore, mi interessa molto. Fondi iniziali più 100% e va bene, dai. Adesso cosa dobbiamo fare? Illuminazione degli oggetti, control sinistro, evidenziare oggetti con cui puoi interagire, usare di nuovo questa abilità, aspettare che scada il tempo di rinnovo, perfetto, scansioniamo. Ok, ci facciamo un po' di... Ah no, questo non possiamo distruggere. Allora. Bellissimo. Bellissimo nel senso che non è nulla di fantasmagorico, però è rilassante. Strumento di raccolta, più velocemente usando lo strumento pala. Questo è un martello però. Ma scusa. Pala. Ah, col tasto sinistro raccogliamo, bene, scansioniamo. Belli suoni.
Infatti vedete che perde quella grondaia lì, dobbiamo andare a rifarla. E una cosa molto bella che non credo vedremo in questo gioco, in questo gameplay, è il fatto che per raggiungere determinate situazioni dovremmo costruire delle impalcature. Ah, e qua si vanno, questo l'avevo visto, si vanno a vedere scene anche della Seconda Guerra Mondiale. Bello. Bello perché dietro, per quello che può magari essere valutato da alcuni come una cosa banale, non ha più fantasia, c'è uno studio dietro comunque buono che io apprezzo, insomma. Martello. Dobbiamo prendere il martello adesso, quindi prendiamo il martellino e spacchiamo tutto e poi andiamo a raccogliere tutti i detriti. Bello, molto bello, devo dire. E la musica, questa musica triste. Gli oggetti metallici devono essere tagliati in più pezzi, quindi la saldatrice. Il cannello, bello, molto, molto carina sta cosa. È un po' come mi ricordo da piccolo, quando non sapevo cosa fare, mi annoiavo e mi mettevo a disegnare le case, ma mattone per mattone, mi sembrava proprio di quasi di giocare a costruirla la casa, no? Ed era quel tentativo inconscio da piccolo di ricreare per me stesso giochi che non esistevano ancora. E vedete che la situazione cambia adesso, perché adesso andiamo a cambiare anche strumento. Adesso voglio scavare il più possibile col martello in modo da liberare spazio. Adesso abbiamo praticamente quasi liberato tutto. E possiamo andare a tagliare il vagone e anche questi binari qui che sono stati probabilmente bombardati, anche senza probabilmente, o deragliati, però mi sembra proprio messo tanto male. Vabbè, dai, adesso abbiamo raccolto un botto di pietra, dovremmo andare a depositarla. Vedete che ripulisci il binario, non abbiamo ancora completato perché ne mancano ancora. Poi, magari esiste anche un modo, probabilmente la sandbox, dove non ci sono queste cose che ti dicono manca questo, manca quello, manca quell'altro. E anche qui c'è tanta roba da rifare. Ripuliamo il binario. Bellissime le locomotive. Qua si può salire, però vabbè, si può saltare, giusto per i puristi. Allora, adesso prendiamo il cannello e proviamo a vedere il taglio. Posizione di taglio errata. Andrà tagliata qui. Infatti. Che bello. C'è anche la parte dove dobbiamo tagliarlo. Ma dobbiamo tagliarlo in più parti? No, va bene così. Troppo poco spazio. No, dobbiamo andare a depositare il metallo che abbiamo appena tagliato e depositarlo qua. Poi lo andremo a riprendere qualora dovessimo usare quello stesso metallo per creare qualcos'altro. Allora, prendiamo metallo, buttalo qui, perfetto, è bello pieno, eh? Io deposito tutto, tanto vediamo un po'. Sì, poi non vi terrò qui 6 ore a vedere questo gameplay, però insomma è veramente carino. Tra l'altro mi chiedo se sia possibile, no, abbassarsi, magari c'è il tasto però. Ma per un gioco del genere ho optato per mostrarlo direttamente in diretta, in modo da una sorta di reaction, perché da un lato ero scettico, dall'altro avevo visto qualcosina, quindi non mi dispiace. Poi vabbè, è sempre messo lì, tagliato, sapete dove tagliarlo perché è indicato, si vede qui dove c'è questo colore. Per oscervellarsi su dove tagliare dovete giocare a Shipbreaker, che è tutt'altro gioco. Allora, dai, tagliamo anche il binario qui. Rimuovi i binari danneggiati, premi Tab per visualizzare ulteriori informazioni. Ho capito, ma installa nuovi binari. Ma come faccio a piazzare nuovi binari? Devo rimuovere tutta sta roba prima. Me l'ha raccolto tutto di botto. Ok. Devo prendere il metallo, credo. Manca qualcosa ancora da ripulire perché vedete che c'è uno.
Costruisci una tutta e pulisci il binario, ripara, installa nuovi binari. Devo andare a fabbricarli i binari, probabilmente. Perché mi sembra giusto che. Ma aspettate un secondo, faccio una scansione, vedo se. Ma manca qualcosa da pulire ancora sul binario, ma quello vabbè. Fatemi prendere un po' di metallo. Ottieni. Vediamo. Apri il negozio, scala pioli, base di materiale di costruzione, vendi no, veicoli no, altro no, non c'è una ricerca. Allora, luce, vegetazione, statue, mobili, sedie, tavole, piccoli oggetti, veicoli, perché dovrei costruire una bicicletta. No, ma siamo su decorazioni qua. Che cavolo? Strumenti. Scala pioli in legno, materiali da costruzione, legno. Ah, perché qua li compri. Strumenti, compri gli strumenti. Vedete l'impalcatura che vi dicevo per arrivare in alto e riparare le cose. Però mi domando, ma. Strada, probabilmente su strada. Quanta roba. Altro non lo so, onestamente non lo so. Veicoli, camion, carro armato, sedie e tavoli, mobili, statue, vegetazione, luce, strada. No, ma non c'è il binario. Probabilmente allora non funziona così. Vabbè, intanto fatemi togliere anche questo, no? Dobbiamo tagliarlo. Vediamo se c'è. Pala, martello, pala. No, questo non va raccolto. Però vorrei. Per tante volte dovete chiudere anche l'acqua, adesso, questo è uno spoiler perché l'ho visto fare da altri. Però va chiusa l'acqua tante volte perché perde un tubo, quindi dovete azionare, l'interruttore, spegnerlo e. Va bene, intanto vediamo un po'. Legno, mattone, macerie. Fatemi prendere un po' di tutto. Ottieni, ottieni e ottieni. Ho tutto? Sì. Vediamo se riesco a costruirlo. O se mi chiede qualcosa. Allora, provo col mattone. No. Legno. Macerie. Sì, con le macerie. È carino perché gli diamo un nuovo aspetto. Perfetto. Poi, anche questo. Troppe poche macerie. Ah, guarda, prendo queste. Missione compiuta. Ok, abbiamo compiuto quello che mancava. Erano giusti giusti. No, non erano giusti giusti. Per niente perché ne mancano. Mannaggia. Allora andiamo a fare altre macerie. O compro macerie, ma direi che di macerie ce ne sono abbastanza. Rubble sono le macerie, ma non c'è una ceppa. Vabbè, continuiamo, poi pian piano sistemiamo. Dai, magari c'è altro da raccogliere altrove. Ripara la parete della stazione, che è la stazione qui. Quindi qui si può prendere altra roba. Il problema è che se non mi mettono dei. Raccogli legno. Ah, prendo il martello, giustamente. Martello, demolisco e prendo macerie. Ok, adesso finiamo la ferrovia perché mi sta qua. Le aree gialle possono essere riempite con materie prime. Perfetto. Il legno sarà usato per la scala di legno. Ok, dobbiamo rifare anche la scala di legno. Però voglio finire questo prima, scusatemi, ma macerie, dai, riesco a piazzarla all'ultimo, perfetto. E questo credo sia metallo, infatti c'è l'iconcina, metallo, metallo. Ok, direi che il binario è bello che pronto. Il cacchio. Niente, andiamo a fare la scala, va. Intanto, pian piano, facciamo tutto. Beh, se, sono 25 di legno però, eh. Devo pulire tutto prima. Però fammi prendere anche un po' di legno. Ho preso anche un po' di metallo, quindi.
Dai, dai, legno, 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 legno. Devo martellarlo questo per demolirlo. Allora. Perché non me lo fa fare? Raccogli. Ok. Elimina scala. Ok, rifacciamo la scala. Installa legno. Tac. Tac. Voglio andare su, almeno vedere cosa c'è. Ok, bello. Non si apre qui, sì. Usa. E si può accedere all'interno. Qua che si trovano gli oggetti, magari, che so, riparando qualche anfratto di un edificio non importante, potete trovare cose, oggetti, tipo io adesso salto giù qui e questo magari è un posto nascosto in cui c'è qualcosa, qualche oggettino interessante. Mattoni ho trovato. Il problema è che sono chiuso dentro adesso. Ma prendiamo il martello e facciamo saltare il lucchetto, perfetto. Tra l'altro volevo dare un colpo al cerchio alla botte. Ok, demolisci tutto, dai, dai, via, 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 tutto. Dovremmo finire anche quel discorso della ferrovia. No, poi sarà senz'altro tutta un'altra cosa quando avremo finito tutto. Questo è lo stesso tavolo di prima, sì. Panchina con metallo, potevi prendere macerie. Dai, finiamo sta roba. Il legno siamo strapieni, quindi dobbiamo andare a depositarlo. Me lo tengo, non so, però se vogliamo pulire dobbiamo depositarlo. Quindi dobbiamo tenere l'inventario pieno, ma non troppo, perché se no non possiamo più pulire. Va depositato costantemente di là. Quindi, metallo, mettiamo subito il metallo. Troppe poche materie prime. Cavoli, così tanti me ne chiede. Mannaggia. Facciamo così. Io credo mi serva il cannello per questo. No. Vediamo se di qua si può fare qualcosa. Fatemi scansionare. Eh sì. Ma questo con cosa lo sposto sto a fare qui? Spazzola, pala, martello, martello? No. Nuove strutture possono essere costruite nelle aree contrassegnate. Ok, gestisci l'area del cantiere, decidi cosa vuoi fare. Inizia a costruire. Bello! Semplice tettoia. Costruisci l'area del cantiere. Ma solo qui però possiamo. Però vabbè, questa è una sorta di prima missione di tutorial, quindi bisogna liberare l'area. E intanto continuo a prendere metallo, macerie, metallo. Metallo, metallo, metallo. Liberiamo l'area. Mattoni dovremmo averne. Siamo fatti, siamo pieni. E dobbiamo anche andare a depositare. Troppo poco spazio. Sì, perché qua poi si costruisce, signori. Possiamo adesso? Inizia a costruire. Ah, ok. Ok, si può fare questo. Nuova tettoia, sì, che è quello che dice. Allora, nuova tettoia. Z e C. Ah, possiamo scegliere noi come farla. Bellina. E col tasto sinistro del mouse poi costruiamo, ma al momento non possiamo. Voglio finire il binario che ci sta tediando molto. Abbiamo 75 su 75, ma secondo me ce ne chiede 10 a botta, 15 addirittura. Ok, il binario è installato nuovo, quindi perfetto, abbiamo rimesso nuovo sta zona. Ora abbiamo liberato un po' di spazio, io direi di andare avanti pulendo qui. Non riesco più a smettere. Non riesco più a smettere. Allora, inserisci, 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 inserisci. Andranno svuotati? Vabbè. Poi è bello che si aggiungono continuamente nuove features, nuove aggiunte, insomma. Non ci ho ancora spiegato le impalcature, ma ve lo dico io. Per riparare cose dovete chiudete l'acqua, riparate il tubo in alto, vi comprate le impalcature, salite con la scala. Stessa cosa per ricostruire i muri mattoni, così come dipingere. Quindi, molto bene. Molto interessante. Fatemi prendere un martello.
così che se c'è bisogno. Mattoni, ne avevamo presi delle casse intere là sotto, ma non le abbiamo prese tutte, quindi avevamo bisogno di... Ah, ma sono un bambo, ci sono anche lì i contenitori. vabbè. Allora, dai. Diamo un nuovo aspetto almeno prima di chiudere a questo... a questa banchina qui della ferrovia. Carino, ma... via. Via tutto. E questo. Via anche l'erba. Che non è niente di... Ok, quindi qui c'è tutto. Manca un metallo là. E questo. Dovremmo aver finito. Ora. Ricordatevi un attimo fa com'era. Inizia a costruire. Costruisci. Facciamo così, dai. Tanto. Metallo, quindi vado. Continuo a sbagliare il tasto. Piazzo metallo. 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 E metallo. E metallo. Poi, non ci arriviamo in cima, mi sa, Mattone. Quindi, vediamo se riusciamo a farlo saltando. Mattone? Sì. No. Abbiamo bisogno dell'impalcatura per piazzare il mattone. Però dai, sto già iniziando a prendere un... Anzi, sapete che... Io proverei... Salve. Sicuramente non ho mai stock di mattoni nel magazzino. Già trovato, già trovato. Lo so, l'ho trovato, scusami. Ah, qua abbiamo tutto, è tutto collegato, ok. Allora. Voglio fare una prova. Se volessi comprare l'impalcatura. Crea. Craftato. Ok, col tasto 1 la posso mettere, quindi vedete sotto la barra veloce. Quindi se io premo 1, me la piazza. Così. Io salgo. E metto i mattoni. Troppo poche materie prime, aspettate un po'. Brick. Ok, presi i mattoni. Voglio vedere se effettivamente era necessario, bastava far così. No, non serviva a niente questa. Vabbè, dai, almeno anche qui va costruito, quindi interessante. Allora, intanto, abbiamo costruito nuova tettoia. L'abbiamo fatta, no? Non è finita ancora. Raccolgo l'impalcatura, quindi non è stata tutta percata. Questa cos'è? Metallo. Vediamo se il metallo ce l'abbiamo. Direi di no, ne abbiamo solo uno. Infatti, la tettoia è carina. Adesso cosa possiamo costruire? Non... vabbè, l'abbiamo smantellato per sbaglio. Questa. Non mi hai portato via vero i materiali? No, infatti. Allora, rifacciamo. Rifa. No, metallo no, ce l'ha portato via, sì. Vabbè. Tanto metallo dovremmo averne qui. Rifacciamo. Perché non me lo dava completato nel... Vabbè. Mattone. Ok. Questa è fatta. Vedete che adesso qui... Smantellare e rimuovi il cantiere. Perfetto. Questa è nuova, fatta qui. Poi ovviamente non vi faccio vedere la ricostruzione del muro, perché lì l'impalcatura servirà davvero. E dovremo piazzare i mattoni come li vedete adesso. E poi magari andare a mettere lo stucco, quello comunque si chiama, insomma, e pitturare. Ma non credo, perché visto che l'edificio è tutto così, quindi direi che non servirà o l'intonaco, quello che è. Ma non credo, perché è una stazione fatta di mattoni. La cosa interessante, vi dicevo, che ho trovato interessante è lo spegnimento di apparecchi in funzione, tipo le valvole dell'acqua e quelle cose lì, in modo da poter intervenire poi su
su getti d'acqua, insomma su tettoie rotte da riparare, come ad esempio abbiamo nel caso della stazione di Lago Ciolante. Bello, bello, bello il fatto di vedere, è proprio un esercizio mentale questo, un relax mentale, giochi come questo, rilassano come qualcuno di voi mi diceva nei commenti scorsi, insomma nei video scorsi, che in Handyman, che lo trova molto rilassante e sono pienamente d'accordo. Non è un gioco per tutti, ma non perché sia difficile, perché magari non tutti hanno piacere a fare queste cose. Io prima di provare il gioco, prima di avvicinarmi a questo titolo, ho pensato, ma mi sembra un po' una cosa buttata lì un po' così, la ricostruzione, cioè piuttosto magari fammi costruire una roba particolare piuttosto che le cose storiche di, diciamo, quello che avevo fatto. Ecco, altre immagini di come era una volta, bellissimo, con le persone che passano. Ma in realtà devo dire che è fatto bene, apprezzo, io l'apprezzo tantissimo queste cose, tipo queste cose seppia, tipo le foto con il treno che arriva, com'era ai tempi. E quello che è successo, com'era e com'è adesso. Bellissimo. Manca questo, tra l'altro. La scala l'abbiamo fatta, abbiamo preso un'altra ricompensa. Molto bene. Sono giornali dell'epoca. Un oggetto prezioso, articolo sulla catastrofe di Soham. Registro, oggetti preziosi. Questo. E si può andare anche a leggere. In inglese però. Ragazzi, questo è World War 2. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Respawn Vehicles. Perché? Vabbè, dicevo, questo qua è World War 2 Rebuilder. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. 20 euro costo. Ormai se siete appassionati di questi generi li avete già comprati tutti. Uscito da poco. Attendo un vostro parere. E questo ovviamente abbiamo visto solo l'Inghilterra, poi c'è la Francia, c'è la Polonia, ce ne sono tante altre, quindi insomma ognuno poi, ogni campagna ha i suoi livelli e le sue location. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!